Dunque, cosa hanno da condividere i giovani con i loro genitori e con i loro professori, ma diciamo subito poco. Alla mia domanda rivolta a questi ragazzi, perché le cose che scrivete a me non le dite ai vostri insegnanti e ai vostri genitori? La loro risposta, educata, ma molto severa, è la seguente. Sappiamo già che cosa ci possono rispondere. Prima però incominciamo a dire, io utilizzo la parola nichilismo a proposito dei giovani, perché l'età in cui stanno vivendo questi ragazzi è proprio un'età nichilistica. E siccome tendenzialmente noi tendiamo a non vederla, a non volerla vedere questa cultura nichilistica, e non la vogliamo vedere perché dentro di noi lavora una sorta di ottimismo indotto dalla religione cristiana, la quale religione cristiana non è solo una religione, la religione cristiana è una iniezione potentissima di ottimismo caratterizzata dal fatto che il passato è visualizzato come male, il presente è visualizzato come redenzione e il futuro come salvezza. Quindi il futuro è positivo. Al cristianesimo appartengono i credenti, gli atei, gli agnostici, perché il cristianesimo non è solo una religione, ma è un inconscio psicologico dell'Occidente, è una cultura diffusa, assorbita e caratterizzata proprio da questa dimensione ottimistica, a cui appartiene anche la scienza. Quando sentite un conflitto tra religione e scienza sono increspature di poco conto, perché la scienza è profondamente ottimistica, esattamente come il cristianesimo. Il passato è ignoranza, il presente è ricerca, il futuro è progresso. Cristianesimo puro laicizzato. Anche Marx è un grande cristiano. Il passato è ingiustizia sociale, il presente è far esplodere le contraddizioni del capitalismo, il futuro è giustizia sulla terra. Anche Freud, che scrive un libro contro la religione intitolato L'avvenire di un'illusione, pensa che nel passato si formi la nevrosi, il trauma, al presente l'analisi, il futuro guarigione. Tutto è cristiano in Occidente, tutto è caratterizzato da un ottimismo persino esagerato. Per quale ragione il futuro deve essere meglio del presente e del passato? Qual è la ragione? Non c'è. Però questa cultura ci anima, per cui la gente parla di speranza, dice spero, mi auguro, auspico, che sono tutte parole della passività. Probabilmente perché il futuro diventi qualcosa di positivo non è sufficiente né sperare, né auspicare, né augurarsi, bisogna forse darsi da fare. E questo dovrebbe essere un po' l'intendimento. Quando Papa Benedetto implorava all'Europa di riconoscere le basi cristiane, le radici cristiane dell'Occidente, io che non sono cristiano perché sono greco, dicevo, perché si accontenta delle radici? È cristiano anche il tronco, anche i rami, anche le foglie, anche i frutti, tutto è cristiano in Occidente. Tant'è che un teologo molto intelligente, anche se era di estrema destra, che si chiama Gianni Baget Bozzo, ogni tanto capita, aveva detto: sopravviverà l'Occidente alla fine del cristianesimo? E per converso, sopravviverà il cristianesimo alla fine dell'Occidente? Risposta: no, non sopravviveranno, perché l'Occidente è animato da questa configurazione ottimistica che guarda il futuro nella forma della speranza, nella forma della salvezza, nella forma del progresso, nella forma della giustizia sociale, nella forma della guarigione. Il futuro è sempre positivo, non è più così. Forse non lo è mai stato. E ad annunciare che non è più così è stato Nietzsche 2 anni prima di impazzire o di far finta di essere pazzo, non si sa ancora. Il quale ha detto che saremmo entrati nell'età del nichilismo, da lui definito l'ospite inquietante, e a proposito del quale Heidegger dice: è inutile che cerchiamo di metterlo alla porta, perché già si aggira nella casa. Il problema è di guardarlo bene in faccia. Ecco, io voglio farvi vedere bene in faccia il nichilismo.
perché di solito alla fine mi accusano me di essere nichilista, non la realtà, perché questo lo impedisce quell'inconscio cristiano che vede la realtà sempre in termini positivi proiettata nel futuro. Nichilismo è definito da Nietzsche con tre parole: manca lo scopo, manca la risposta al perché, tutti i valori si svalutano. Che i valori si svalutano non è molto interessante, perché i valori non sono delle entità metafisiche che scendono dal cielo. I valori sono dei coefficienti sociali che una società adotta perché li ritiene idonei a ridurre al massimo la conflittualità nel convivere. Prima della rivoluzione francese i valori funzionavano dei valori gerarchici, dopo la rivoluzione francese hanno funzionato dei valori di uguaglianza, almeno formale, di cittadinanza, sono cambiati tutti i valori e non è finita la storia. Se i valori non cambiassero, se non crollassero, se non si risolvessero in altri valori, saremmo ancora all'età dei babilonesi. Ne consegue che quando le persone anziane come me lamentano il collasso dei valori, i valori dei miei tempi, non è che si lamentano dei valori o della perdita dei valori, si lamentano della perdita della giovinezza e tutto quello che alla giovinezza era connesso. Ma loro li chiamano valori. Bene, invece sono bombe le due prime affermazioni di Nietzsche. Manca lo scopo. Scopo è una parola greca che viene dal verbo scopeo. I greci avevano tante parole per dire vedere, avevano tanti verbi per dire vedere, ma a ciascuno assegnavano un significato diverso. Il più famoso è il verbo orao, che è un guardare contemplativo, un vedere contemplativo, da cui la nostra espressione italiana panorama, no? Questo sguardo totale sull'orizzonte, che non cerca niente, non ha in vista niente, è uno sguardo contemplativo. Poi avevano un altro verbo, che è il verbo scopeo, che invece è uno sguardo mirato, che vuole raggiungere qualcosa come oggetto di ricerca o come obiettivo da raggiungere, come scopo appunto, la parola scopo viene da scopeo. Allora, non so, la parola telescopio non è contemplare il cielo per vedere quanto è bello, ma è cercare qualcosa di determinato nel cielo. Anche il microscopio cerca qualcosa di determinato, vuole conoscere qualcosa di determinato. Endoscopia, ecco, queste parole italiane che contengono questo verbo scopeo, è questo guardare mirato. Il guardare mirato per eccellenza è guardare il futuro. Se il futuro non è più una promessa, ma come dice Miguel Benasayag in quel bel libro intitolato L'epoca delle passioni tristi, dedicato ai giovani, se il futuro non è più una promessa, cosa succede? Succede che il futuro non retroagisce più come motivazione. Perché mi devo impegnare? Perché mi devo dar da fare? Se guardando innanzi non c'è niente che mi attrae, non c'è uno scopo da raggiungere. Io mi ricordo che quando mi sono laureato in filosofia nel 1965, ero sicuro che ci sarebbe stato subito un concorso, che l'avrei vinto e che avrei insegnato filosofia, cosa che puntualmente avvenne. Se oggi un giovane si laurea in filosofia, la prima cosa che deve mettersi in mente è che non insegnerà mai filosofia. Manca lo scopo. E siccome noi non è che ci muoviamo perché qualcosa ci spinge, ma noi ci muoviamo perché qualcosa ci attrae, se il futuro non attrae, se il futuro, come dice Benasayag, per i giovani non è più una promessa ma una minaccia, io non so se è una minaccia ma certamente è imprevedibile, la mancanza di determinazione di un obiettivo futuro da raggiungere e anche la possibilità di poterlo fare è demotivante. E allora nasce la seconda affermazione di Nietzsche: manca lo scopo, manca la risposta al perché. Perché mi devo impegnare, perché devo darmi da fare e al limite perché devo stare al mondo. Non è una frase generica quella che sto dicendo, perché in Italia si suicidano 400 studenti all'anno, che non è un numeretto da niente. Nel novembre scorso sono stato invitato da una clinica psichiatrica di Locarno, in Svizzera, e la mia domanda: perché mi avete chiamato, che ci faccio io qui? Loro mi hanno detto: perché nella Svizzera italiana
i suicidi giovanili hanno superato in numero il numero dei suicidi svedesi e giapponesi, Svizzera italiana, qui a due passi. Ecco. Ecco, quindi manca lo scopo, manca la risposta al perché. Questo è il nichilismo. Questo è il nichilismo. Bene, in questo scenario che non è proprio rassicurante, dove il futuro non è più una promessa, e questo è molto importante, e sarebbe interessante vedere se il cristianesimo crolla perché nessuno più va in chiesa o crolla perché la promessa non ha più la forza della realizzazione, ma questo è un altro discorso. Come nascono, come crescono i ragazzi da noi? Noi siamo ancora in grado di generare e di educare? Ma non lo so. Non lo so. Dunque, quando i bambini nascono, dovete sapere che nei primi 6 anni di vita, dice Freud, si formano in maniera definitiva, primi 6 anni di vita, le mappe cognitive e le mappe emotive. Le mappe cognitive sono il modo di conoscere. Poi le conoscenze aumenteranno, ma la modalità di conoscere viene decisa in quegli anni. Le mappe emotive, queste sono ancora più importanti. Le mappe emotive significa la risonanza che il mondo determina dentro di me, gli eventi del mondo, le cose del mondo determinano dentro di me. Uno vede un tramonto e si commuove, un altro vede un tramonto e non gliene importa niente, per dire cos'è una mappa emotiva. E una mappa emotiva è la risonanza emotiva che io provo di fronte alle mie parole, di fronte ai miei comportamenti. Come si formano queste mappe? Come si formano? Nella società di oggi si formano come possono, perché la nostra struttura economica fa sì che una famiglia sta in piedi solo se lavora il papà e la mamma, e quindi chi si occupa dell'educazione? Quando la mamma viene a casa, il bambino cerca di far vedere le sue mappe emotive e cognitive, cioè la sua visione del mondo, mostrando i disegni che fa, gli scarabocchi, i colori che usa, li fa vedere alla mamma, e la risposta qual è? Sì, adesso però non ho tempo perché devo far da mangiare, te li vedo domani. Domani vuol dire mai. E questo determina una sorta di mortificazione dell'identità del bambino, il quale conclude, quindi non valgo niente, non c'è niente interessante in quello che faccio. Attenzione, quando parlo di identità, mettiamo le idee in chiaro. L'identità non è una cosa che uno ha per natura. L'identità è un dono sociale. Sono gli altri che mi danno la mia identità, attraverso il loro riconoscimento. I greci queste cose le avevano capite bene. I greci avevano posto la città prima dell'individuo, perché tu, individuo, avrai un'identità se sei riconosciuto dagli altri, se sei accolto nella città e sei riconosciuto. Aristotele scrive che se uno entra in una città e pensa di poter fare a meno degli altri, o è bestia o è Dio. E a proposito di Dio aggiunge che forse Dio non è felice perché è monacos, perché è solo. Quindi i greci avevano ben presente il concetto che la città viene prima dell'individuo, che la tua identità ti è data dal riconoscimento sociale. Non ce l'hai per natura, ce l'hai per dono degli altri l'identità. Se una mamma dice al suo bambino sei intelligente, poi glielo dice anche la maestra, si costruisce un'identità positiva. Se gli dice che è un cretino, poi glielo dice anche la maestra, si costruisce un'identità negativa. L'identità è un dono degli altri. Bisogna stare attenti, i bambini quando stanno formando la loro identità bisogna curarli passo a passo e ogni piccolo progresso che fanno riconoscerglielo, perché solo così si sale la scala, non te lo guardo domani. Poi il bambino a un certo punto fa delle domande, c'è un'età in cui pongono un'infinità di perché questo, perché quest'altro. Questi perché sono una ricerca affannosa da parte dei bambini del principio di causalità. I principi della filosofia, principi di non contraddizione, principio di causalità, non sono tanto principi logici, sono prima di tutto principi antropologici.
Se io quando viene un lampo mi spavento e non so il nesso tra il lampo e il tuono, quando arriva il tuono mi spavento due volte, ma se conosco il nesso mi spavento una volta sola, perché dopo mi aspetto il tuono. Il principio di causalità ti consente, in presenza di una causa, di prevedere l'effetto. E il bambino che nasce senza avere nessuna nozione del mondo incomincia a stabilire i nessi causali, la rete di comprensione del mondo, e fa domande filosofiche. Per cui la filosofia bisognerebbe cominciare a insegnarla agli asili, perché le domande che fanno i bambini sono filosofiche. Adesso purtroppo la filosofia verrà eliminata anche dai licei, così diventiamo tutti delle bestie, ma in generale serve al potere che la gente non pensi, non abbia un atteggiamento critico, va benone per il potere. Lo si governa meglio, lo vediamo adesso infatti. Dopo 30 anni di fallimento della scuola abbiamo questi risultati politici. Bene, detto questo, sentivo una volta camminando lì vicino al Duomo a Milano un bambino accanto alla sua mamma, la quale camminava a sua volta con una sua amica, che ha detto: secondo me Dio non esiste perché non ha una mamma. E la mamma si è messa a ridere con la sua amica, ma amica gli ha risposto. So anch'io che è difficile rispondere a queste domande, però il bambino sta dicendo: se io sono al mondo perché c'è stata una mamma che mi ha messo al mondo, o mi fate vedere la mamma di Dio o non mi dite che Dio esiste. Nesso causale. Sta cercando una cosa importante sto bambino. Non puoi fare una sghignazzata con la tua amica e basta. È così che si educa. Basta, guarda, queste piccole cose sono cose fondamentali, eh? Sono passaggi fondamentali nella crescita dei bambini. I quali bambini sono riempiti di regali, no? Che stanno al posto di tutte le parole mancate. I padri di solito non parlano con i bambini. Al massimo li riempiono di regali, facendo un danno enorme. Li riempiono di regali che i bambini magari non hanno neanche desiderato. E infatti voi li vedete nevrotici questi bambini quando aprono i regali a Natale o quando in occasione del loro compleanno strappano la carta con un nervosismo tremendo, li guardano, li buttano là. Qual è il danno? Il danno è che stai uccidendo nel bambino il desiderio. Se io ho una cosa prima ancora di averla desiderata, il desiderio non mi si forma più dentro di me. Dopo non bisogna lamentarsi se in età adolescenziale sono abulici, non vogliono niente, apatici, ma il desiderio gliel'avete ucciso da piccoli, riempiendoli di regali che non hanno neanche desiderato. E il desiderio è una cosa fondamentale nella vita, perché se non hai il desiderio non ti muovi nella vita. Il desiderio, lo dice bene Deleuze, è potenzialmente rivoluzionario, dove rivoluzionare non vuol dire che prendo la pistola, ma vuol dire che se il mondo non mi piace vedo di cambiarlo, se ho un desiderio, ma se non ho un desiderio, il mondo non mi piace, lo subisco e buonanotte, mi rassegno. I ragazzi bisogna lasciarli anche nella noia. Bisogna anche lasciarli a inventare i loro giochi, come quando eravamo poveri, e vecchiacci come me se lo ricordano cosa facevamo, prendevamo i tappi delle bottiglie, ci scrivevamo dentro i nomi dei corridori e facevamo il giro d'Italia. E inventavamo i giocattoli. Non dovete riempire di giocattoli. Quando io entro nelle camere di certi bambini, Madonna, Dio Santo, dico: ma come fanno questi qui a muoversi con tutti questi giocattoli dentro? Che neanche guardano. Estinguere il desiderio. Ancora, i bambini poi devono fare troppe cose. C'è questo modello americano che si impara tutto da piccoli, non è mica vero, si impara anche da grandi, Dio buono. Allora, incominciano, devono andare a scuola, devono imparare l'inglese, devono saper giocare a calcio, devono andare a sciare. Se sono bambini devono suonare il pianoforte oppure devono danzare. Poi cos'altro? Cos'altro? Attenzione, con tutta questa roba qua, se io ho più stimoli di quanti non ne riesco a contenere, vado in angoscia. I vecchi come me non escono più di casa, o se escono fanno sempre lo stesso giretto. Perché? Per non ricevere stimoli eccessivi rispetto alla loro capacità di contenimento. Perché questo vuol dire entrare in angoscia. Lo stesso è per i bambini. Se hai troppi stimoli o entri in angoscia, oppure il danno è peggiore,
abbassi la percezione psichica degli stimoli, cioè diventi psicoapatico. Apatia della psiche, cioè la psiche non registra più. Cioè gli eventi del mondo non mi colpiscono più, neppure i miei comportamenti hanno una risonanza emotiva dentro di me, è il collasso della dimensione emotiva e la psiche diventa apatica. Oggi in questa sindrome che era ben delineata e descritta dalla psichiatria dall'Ottocento, è sparita dai manuali diagnostici e statistici che sono la Bibbia degli psichiatri. Non si parla più di psicoapatia, ma io vedo che il mondo studentesco, già a partire dall'elementare, è un mondo psicoapatico, un mondo dove la psiche non registra, non ha una risonanza, i vari soggetti non hanno una risonanza né delle loro parole che enunciano né dei loro comportamenti, ma vedremo più in là che cosa succede. Bene, poi i bambini finalmente vanno a scuola e qui succede una cosa pesantissima, che i genitori parlano male della maestra, facendo un danno di cui non hanno la più pallida idea quanto sia grave questo danno. Perché i danni gravi non sono quelli razionali, perché con la ragione puoi sempre sistemare i problemi. I danni gravi sono quelli che incidono nell'affettività, quelli non li risolvi più, te li porti per tutta la vita addosso. La differenza tra nevrosi e psicosi è tutta qui. La psicosi, cioè la condizione della follia, prevede un danno a livello affettivo. E siccome l'affettività noi non la controlliamo, non siamo padroni dell'affettività, è l'affettività che è padrona di noi, provate a dire a un ragazzo che è innamorato, guarda, quel ragazzo per te non va bene. Quello può anche rispondergli, sì lo so, la ragione lo sa, ma non posso farci niente. Sta dicendo la verità. Sul piano affettivo non puoi farci niente. E se tu fai un danno affettivo ai bambini piccoli, fai un danno definitivo. E i genitori disinvoltamente, per fare i belli di fronte ai bambini, per far vedere che loro sono più intelligenti della maestra, fanno un danno affettivo. Perché? Perché il bambino quando va a scuola elementare aveva prima un'affettività tutte le volte ai genitori. Poi quando va dalla maestra, accanto all'affettività verso i genitori, nasce un'affettività verso la maestra. Cioè c'è una differenziazione dell'affettività e man mano che uno cresce la differenzia sempre di più. Nell'adolescenza la differenzierà in maniera radicale, innamorandosi, eccetera. Se tu, quando lui fa la prima differenziazione, intervieni a parlare male della maestra, stai parlando male di un investimento affettivo del tuo bambino. E lui che cosa deve dire? Di chi mi devo fidare a questo punto? Di nessuno, naturalmente. Dopo, quando arriva l'adolescenza, che le cose si manifestano allora, in occasione dell'adolescenza, quando poi i ragazzi vedono che non gliene frega niente di nessuno, beh, il danno è stato procurato prima. Attenzione, Le maestre italiane poi sono bravissime, perché è l'unica categoria di insegnanti che non si occupa solo dell'istruzione, cioè insegnare dei contenuti, ma si occupa anche dell'educazione, perché guardano questi bambini anche sul piano emotivo. Vedono se socializzano o non socializzano, se parlano o non parlano, se sono timidi o sono svegli, se sono chiusi o sono aperti. Li curano anche da questo punto di vista, cosa che non succede più dalla prima media in poi. Perché dalla prima media in poi la nostra scuola non educa più. E vedremo le ragioni per cui lo fa, per cui non lo fa. Ma lì accade invece un processo educativo, non solo. Le maestre sono anche quelle che puliscono il sedere ai bambini, perché i bambini se lo fanno ancora addosso, magari in prima elementare. Fanno tutte queste cose e anche se questa maestra non è un genio, non parlate mai male, perché distruggete una differenziazione affettiva che avviene nel bambino. Mai si deve parlare male delle maestre. Anche perché mediamente sono ottime. Io ho assistito a Venezia a un congresso mondiale sulle scuole e la scuola italiana era al sesto posto nel mondo quando la prima università italiana era al 187° posto. A questo punto varrebbe la pena di dare lo stipendio di professore universitario alle maestre e alle maestre e lo stipendio del professore universitario e stipendio delle maestre, no? Mi pare. Bene, poi i bambini crescono e poi ci sono i genitori che vogliono diventare amici dei figli. Amici dei figli.
ai figli e agli amici si ritrovano loro e possibilmente della loro età. Se tu cerchi di diventare amico di tuo figlio perché hai già paura di lui, hai già paura che si stia sganciando da te. E qui, caro genitore, ti devi mettere in mente che la tua possibilità di parola, tu puoi parlare con tuo figlio ed essere ascoltato tendenzialmente fino ai 12-13 anni. Poi basta, le tue parole non contano più niente. O parlavi prima o non parli più. O non parli più. Dopo i 12-13 anni, tu puoi dire a tuo figlio studia, ed è una parola vana. Se invece glielo dice la sua morosetta, diventa una parola efficace, perché ormai si è spostato l'asse affettivo in maniera definitiva. I genitori che fanno gli amici, poi, dei loro figli, non consentono ai loro figli di fare il famoso complesso edipico in cui si deve uccidere il mondo genitoriale, perché quando si entra nell'adolescenza il mondo genitoriale bisogna ucciderlo, perché si passa dal mondo genitoriale che è verticale, caratterizzato da un amore incondizionato, a un rapporto orizzontale dove gli amori non sono più incondizionati ma sono tutti condizionati, amori di amicizia, amori coniugali, tutti condizionati, anche gli amori passionali sono condizionati. Bisogna fare questo passaggio, e questo passaggio non è una cosa facile, e però tu, la tua parola è efficace fino a 12-13 anni, poi basta. Ora, i padri parlano con i figli fino ai 12-13 anni, parlano in modo significativo. E le madri parlano in modo significativo o si occupano dei bambini solamente dal punto di vista fisico? Va bene, poi ultima considerazione, poi lasciamo la scuola elementare. Oggi si tende a patologizzare i bambini. Non lo so, sono diventati tutti dislessici, acalculici o robe di questo genere, ma non è vero, non stiamo scherzando di queste cose. Io ogni tanto mi viene il dubbio che queste cose vengano dette solamente per aumentare i posti di insegnanti di sostegno. Ma non è vero, che non è vero. All'epoca mia non la si conosceva neanche la dislessia. Mia figlia dice, io ero dislessica, mi dice, adesso ha 40 anni, mi dice, io ero dislessica. E dico, però voi mi avete fatto leggere così tanto che alla fine adesso leggo e scrivo tranquillamente. Forse è sufficiente l'esercizio. Non voglio inoltrarmi in questo scenario, però è possibile che siano tutti dislessici, acalculici, oppure siano così iperattivi, gli si dà addirittura i farmaci Ritalin per calmarli, ma dove siamo? È chiaro che se non giocano mai all'aperto, se sono sempre lì con il loro telefonino a fare i loro giochini, e i telefonini glieli mettete in mano a 3 anni perché così stanno tranquilli, è ben chiaro che se non si muovono mai diventano iperattivi quando si trovano insieme. Vabbè, adesso basta, se no mi arrabbio troppo. Allora, entriamo nello scenario dell'adolescenza, e quando i ragazzi arrivano a 12-13 anni incomincia una cosa enorme, una crisi psicologica che si chiama adolescenza, che è la crisi più grande che caratterizza la vita di ciascuno di noi. Poi non ne avremo mai di così grandi. Perché? Perché compare la sessualità. E la sessualità non è solamente una funzione, la sessualità non è una cosa che tu puoi aggiungere alla tua visione del mondo. La sessualità ti obbliga a una ricostruzione radicale della tua visione del mondo. Devi cambiare il giudizio sul mondo. Giudizio in greco si dice crino. L'adolescenza è un periodo di crisi in cui la visione precedente del mondo non funziona più, te ne devi ricostruire di nuova. Freud scrive in un breve saggio, anzi sono 2 pagine, a proposito dell'adolescente, del ginnasiale, come titola il testo, dice che la scuola deve fare qualcosa di meglio che indurre i giovani al suicidio. Si vede che già allora le cose andavano così. Siamo nel 1909. Perché i ragazzi in questo periodo, sia che lo sappiano, sia che non lo sappiano, stanno facendo una trasformazione così radicale del loro mondo, esteriore ed interiore, che comporta un impiego di energia psichica così grande
che la scuola nei loro confronti non deve essere un'ultima istanza, ma nient'altro o solamente un gioco di vita. Gioco di vita non vuol dire che la scuola si deve giocare con gli studenti, si deve dire semplicemente che l'istanza scolastica non può essere una sentenza ultima, come invece accade in Giappone, che dopo due fallimenti sei fuori, non puoi più far niente in termini di cultura, di emancipazione, di ascensore sociale, eccetera. No, deve essere solo un gioco di vita. Poi si suicidano a go-go, superati solo dalla Svizzera italiana. Ecco, un gioco di vita, perché il gioco ha delle regole, non si può giocare a calcio se non ci sono regole, quindi le regole le devi insegnare, ma non ci deve essere un giudizio ultimativo in una fase di trasformazione. E la fase di trasformazione dell'adolescenza è pazzesca, perché? Perché tu hai un massimo di pulsioni erotico-sessuali e un minimo di controllo razionale, perché i lobi frontali che sono qua arrivano a maturazione a 20 anni, quindi ai 12 e ai 20 anni sei squilibrato, non c'è un rapporto tra la potenza pulsionale e il controllo razionale, quindi che i ragazzi facciano i matti in quel periodo, benissimo, deve essere accettato con tranquillità. E se in quel periodo devono uccidere il padre e la madre, no, la madre di solito non la si uccide, ma insomma il mondo genitoriale, il ragazzo deve farsi forza, perché insomma vi ha amato incondizionatamente, amato, i ragazzi non amano nessuno, neanche i bambini amano, fanno tutti quei versetti seduttivi per ottenere il latte, il cibo, perché sanno che senza l'adulto non si mangia e si muore, insomma i bambini sono fondamentalmente egoisti, non sono tanto carini come vi sembrano, ecco, no, non lo sono per niente, è tutta una macchina seduttiva, insomma, che la natura ha messo in circolazione in loro. Per esempio, noi ci commuoviamo di fronte allo sguardo di un bambino perché hanno gli occhi come quelli degli asini, che sono grandissimi rispetto al volto, e commuovono, ma queste sono le regole di natura, insomma, che consentono di stargli accanto. Bene, loro devono subire una trasformazione radicale innanzitutto del loro corpo, che non è una cosa facile, nel senso che i buchi del nostro corpo, che loro prima conoscevano come buchi della manducazione, della minzione, della defecazione, diventano organi erotici, e l'erotismo non è una cosa che si aggiunge alla visione del mondo, ma una cosa che te la cambia radicalmente. Tu devi rivisualizzare il tuo corpo da capo, devi fare una ricostruzione mentale del tuo corpo, devi modificare il tuo homunculus, che è la riproduzione cerebrale del nostro corpo qua, e che è un lavoro grosso, soprattutto nelle ragazze, le quali oltre alla crescita del seno hanno anche il ciclo mestruale. Il ciclo mestruale non è una cosa da quattro soldi, eh? E tutti quanti la mettono via così, ah beh, naturalmente sono una donna, quindi c'è il ciclo, no, calma. Il ciclo mestruale vuol dire che il tuo corpo svolge anche un ruolo che va a vantaggio di un'economia che non è l'economia del tuo io, ma è l'economia della specie. Prendete una donna che genera, facciamo un esempio, lei deve assistere alla trasformazione radicale del suo corpo quando è incinta, che non è proprio la cosa più piacevole del mondo, al trauma della nascita, che tutti pensano che il trauma riguarda il bambino e la madre, no? Anche lei, soppressione del suo tempo, tutto dedito al bambino, per l'allattamento, per la cura, per lo stargli intorno, soppressione anche magari del suo lavoro per un certo periodo e quindi di tutta la sua socializzazione, visto che da noi la socializzazione passa attraverso le relazioni lavorative. Cioè dal punto di vista dell'economia del suo io è un disastro. Per effetto di questo disastro si avvantaggia la specie, perché in noi ci sono due soggettività. Una è la specie, che decide quando nasciamo, ci fornisce di sessualità per la riproduzione, di aggressività per la difesa della prole, poi ci toglie l'uno e l'altro e ci fa morire, punto. Adesso c'è una medicina di mezzo che ci fa anche invecchiare, ma a prescindere, di cui fare ampiamente a meno.
Bene, cosa succede? Questa economia, quando un ragazzino incomincia a costruire un'identità adolescenziale, magari ha delle difficoltà per la crescita del seno, si guarda allo specchio, sente il suo corpo che va in una direzione che non è quella egoica, ma è chissà dove, grazie al ciclo mestruale, insomma, il problema non è un problema da quattro soldi, non è un problema da quattro soldi. Anzi, crea delle problematiche, la ragione per cui le ragazze in quell'età, secondo me sempre, sono più intelligenti dei maschi è dovuto al fatto che avendo più problemi attivi più intelligenze per trovare soluzioni. Perché chi si attiva per trovare soluzioni? Chi ha problemi, chi non li ha, come generalmente i maschi, qua non si accorgono neanche di essere diventati adolescenti. E si vede subito, insomma, che sono quel che sono, insomma. Va bene. Ma questo lo dico con molta serietà, senza, non per ironia né per femminismo. Di solito i maschi hanno un'intelligenza logico-matematica, che è poi quella della scuola, e da lì non si muovono. Le donne, oltre all'intelligenza logico-matematica, ne hanno una intuitiva, una sentimentale, perché il sentimento è una facoltà cognitiva. Quando un bambino piange, chi è lì che assiste a questo pianto e chiede che cos'ha? Invece la mamma lo sa. Perché la mamma lo sa? Perché lo ama. Quando due sono innamorati e parlano, usano le parole che usiamo noi, però a capire la densità di queste parole, il loro spessore semantico, la loro cadenza simbolica, lo capiscono solo loro perché sono innamorati. Il sentimento è conoscenza, non è solo una cosa che si sente. Ecco, le donne hanno questo. Pluralità di attività cognitiva, che non è solo quella logico-matematica. Infatti, quando si esprimono a livello sentimentale o a livello intuitivo, di solito ricevono l'appellativo che sono pazze, perché tutto ciò che fuoriesce dalla comprensione maschile è follia, no? Così funziona il mondo. Va bene, perché la testa deve essere quadrata. Va bene. Ecco, dopodiché non tutte le donne, intendiamoci, non bisogna mai generalizzare. E anche gli uomini possono avere una parte di riscatto alla sola condizione che si concedano alla loro parte femminile, che parlino con la loro parte femminile, non facciano solamente i maschi con la mascella. Va bene? Bene, i ragazzi allora entrano in questa fase che chiamiamo erotica, non nel senso della pornografia, che ormai è il residuato dell'erotismo oggi, ma nel senso in cui ne parla Platone, età erotica, le cose dell'amore, età erotica, entrano in questo scenario qua. E questo comporta la riformulazione, ricostruzione del proprio corpo e la ricostruzione del mondo. Perché prima che apparisse la dimensione erotica, quando il sole tramontava, che cosa voleva dire? Voleva dire che anche il sole va a nanna. Quando invece si entra nella dimensione erotica, non è più il sole che va a nanna, il tramonto diventa una dimensione romantica. E allora capite che anche il mondo va rivisualizzato, tutto da capo. È un lavoro enorme, grande, grosso. Inoltre i ragazzi proprio in quel periodo si sganciano dal mondo genitoriale perché iniziano a relazionarsi ai loro amici e ai loro soci e devono farlo con una certa forza anche sbattendo la porta, è bene che sbattano la porta a 15, 16, 17 anni, non dopo. Perché se l'Edipo, uccidere il mondo genitoriale, non avviene in famiglia perché i genitori hanno fatto gli amici e quindi gli hanno impedito di fare l'Edipo, dopo l'Edipo lo fanno con la polizia, lo fanno nelle manifestazioni, lo fanno nelle squadre di calcio, agli stadi, perché non l'hanno fatto in casa, non gliel'hanno fatto fare in casa a questi loro poveri bambini. Vabbè, andiamo avanti. Ecco, cosa succede in questa età? In questa età, oltre a questa trasformazione radicale, succede che i ragazzi dovrebbero essere educati. E qui facciamo una bella differenza radicale. L'istruzione è una trasmissione di contenuti mentali da una testa all'altra. L'educazione invece è curare la crescita emotiva delle persone facendole trasmigrare dalla dimensione impulsiva a quella emozionale, da quella emozionale a quella sentimentale. Questo dovrebbe essere l'educazione.
Ho detto prima, in Italia la nostra scuola non educa, perché per fare questi processi dovremmo avere delle classi di 12 o 15 persone. Se abbiamo delle classi di 30-35 persone, questi processi non sono neanche presi in considerazione. Secondo, per fare questi processi ci vorrebbero dei professori che sono capaci di entrare in una dimensione erotica con i loro studenti, non andando a mangiare la pizza insieme, perché se vai a mangiare la pizza insieme sei uno di loro. È successo di Dio che nessuno l'ha mai visto. E i ragazzi desiderano l'autorità. E l'autorità non è che desiderano anche innamorarsi dei loro professori, ma è un innamoramento che passa attraverso la mediazione culturale, non certo perché mangiano la pizza insieme, eh? Intendiamoci bene. Non si va a mangiare la pizza con gli studenti. E però ci vuole dei professori che abbiano questa virtù, che abbiano questa empatia, che abbiano questa erotica. Platone dice che si impara per imitazione, per partecipazione, per fascinazione. Io direi anche per plagio, perché no? Preferisco un professore che mi plagia gli studenti rispetto a un professore che me li demotiva per 40 anni. Perché la demotivazione è l'anticamera della depressione, e la depressione è l'anticamera del suicidio. E quanta gente è demotivata nelle nostre scuole e non è appassionata? Perché non sono appassionati gli studenti? Se la Divina Commedia la si insegnasse, non dico proprio come fa Benigni, ma qualcosa di simile, forse gli studenti si appassionerebbero anche della Divina Commedia, cosa che non si appassiona se gli fanno studiare la battaglia di Campaldino. Che bisogna sapere anche quella, però dopo, prima incomincia ad affascinarli. Non apri la mente se prima non hai aperto il cuore. Questo fa parte dell'esperienza comune. Tutti quanti noi abbiamo studiato con passione le discipline dei professori che ci avevano affascinato e abbiamo trascurato quelle dei professori che ci avevano demotivato. Purtroppo siamo fatti così. Se io abito una dimensione erotica per 5-6 anni, devo essere beccato lì dove sono, non da un'altra parte, perché da un'altra parte non ci sono. E allora ci vogliono dei professori che sappiano fare questo mestiere. E come si fa a individuarli? Bisogna fare un test di personalità. Io quando dico queste cose mi tiro dietro i professori insulti a non finire. Ma non è sufficiente che uno sappia la sua materia. Quando va bene, intendiamoci. È necessario anche che sappiano comunicarla, che sappiano appassionare, che sappiano trascinare. E allora come si fa? Chiunque va a lavorare sostiene dei colloqui e nessuno si scandalizza, vero? Anzi, tutti contenti quando mi hanno chiamato a un colloquio, tutti contenti rispetto a quando ricevono indietro i curricoli e nessuno risponde. No, ti chiamo un colloquio. Questi colloqui, signori miei, sono dei test di personalità mascherati. Non è tanto ci conosciamo, vediamo chi siamo. No, sono dei test di personalità. Le domande sono mirate. Se una casa editrice deve assumere un correttore di bozze, nel colloquio verifica se il candidato è un ossessivo grave. Perché solo se è un ossessivo grave non fa scappare neanche un errore quando corregge le bozze. Alla stessa maniera un test di personalità con i professori, in cui come si fa in Svezia peraltro, si fa così in Svezia, e tu tasti se questo signore qui innanzitutto intende la scuola come un mestiere o intende la scuola come una passione, perché devi essere appassionato per fare quel mestiere. Se ti manca la passione non puoi insegnare. Bene, perché ci sono dei mestieri che non sono dei mestieri. Come l'insegnante, così il medico, così il prete, così l'assistente sociale, così lo psicologo, se gli psicologi insegnassero qualcosa di più rispetto a quello che gli insegnano. Perché i professori non sanno niente, non hanno mai fatto un esame, non hanno mai aperto un libro di psicologia dell'età evolutiva e hanno a che fare tutti i giorni con giovani in uno stato di età evolutiva? Perché? Sarebbe come se un meccanico non gli si insegna la meccanica, però lo si vuole far lavorare sui pezzi della meccanica. Ma insomma, perché uno che è alto 1,50 non può fare il corazziere e uno che non ha le qualità che ho descritto può fare il professore per 50, 40 anni? Il ruolo va abolito,
perché che un professore non funziona, lo sanno gli studenti, lo sanno i genitori, lo sanno i colleghi, lo sa il preside. Vai a parlare col preside e ti dice non posso farci niente perché è di ruolo. Ma e se non lavora, se questo qui non è capace di insegnare, allora sta lì 40 anni perché è di ruolo? Il ruolo va eliminato. I professori vanno scelti in base alla loro capacità. Di entrare in comunicazione con i ragazzi se vogliamo educarli. Questo è il fattore soggettivo. Poi il fattore oggettivo è che le classi devono essere di 12-15 persone, se no non puoi educarli. Come fai? E allora invece di mettere lì gli insegnanti di sostegno, mettiamoli degli insegnanti e riduciamo le classi. Io mi ricordo nel 1900, a proposito, i genitori devono essere espulsi dalle scuole, via il genitore, via, via. Perché ai genitori non interessa niente della formazione dei loro figli. Loro fanno i sindacalisti dei loro figli, gli interessa solo la promozione, solo quello. Quindi capite quanto gli importa la formazione del loro figlio? Niente. Ma devono essere eliminati, via. Perché dopo cosa succede? Che se il figlio non è promosso, allora si ricorre al TAR. E siccome i professori non vogliono passare l'estate in tribunale, promuovono tutti. E viva la meritocrazia dopo, no? Oves, Boves, Universa, Pecora, Campi, tutti promossi. Cosa servono l'esame di maturità se si promuove il 99% degli studenti? Ma stiamo scherzando? Ma che scuola è questa? Una volta si facevano gli esami in seconda elementare, in quinta elementare, in terza media, in quinta ginnasio e in terza liceo. È arrivato alla fine del liceo, hai già fatto 5 volte l'esame di maturità proporzionalmente all'età che avevi e tu per 5 volte sapevi quanto valevi. Perché uno non deve mai sapere quanto vale? Perché non deve sapere a che punto è nel suo tragitto di cultura? Va bene. E però finché non si fanno queste cose non si riesce a fare quel passaggio. Quel passaggio è fondamentale, l'educazione è una cosa fondamentale. Perché, attenzione, noi per natura abbiamo gli impulsi. A proposito, sì, perché i genitori sono stati introdotti nel 1974 da un ministro che si chiamava Maria Malfatti, un nome che è un programma. E nel 1998 sono stati ribaditi da Luigi Berlinguer, non Enrico, quello serio, Luigi Berlinguer, ministro della cultura nel 98, in una trasmissione televisiva. Io gli ho detto, ma scusi, con tutti questi belli edifici che sono le nostre scuole, perché non li teniamo aperti fino a mezzanotte? Dopo gli insegnamenti del mattino i ragazzi possono andare lì, possono studiare se devono studiare, possono fare teatro se gli piace fare il teatro, possono fare musica, possono ballare, possono occuparsi di computer e di informatica, allora stava nascendo questa dimensione, possono fare l'amore, meglio farlo a scuola che nei sottiportici, possono fare le discoteche notturne fatte da loro, che sono meno pericolose di quegli spacci di droga che sono le discoteche. E lui mi risponde, ma chi mi paga i bidelli? E sì, io capisco anche questa cosa, ma perché al liceo ci devono essere i bidelli? Questi giovani che hanno forza non sono capaci di farsi a turno, di andare un'ora prima dell'inizio delle lezioni a pulire la loro classe. Non sono capaci alla fine dell'anno di imbiancarla tutta da capo. Che bisogno c'è dei bidelli? Non possono essere loro a curare i luoghi dove passano mezza parte della loro vita e della loro giornata, che magari imparano anche a tenere in ordine la loro camera, che di solito fa schifo. Avete visto le camere dei giovani che schifano? Con la mamma sempre dietro. Le mamme vanno uccise appena hanno generato, guarda. Per il resto sono un vero disastro. Un vero disastro, ragazzi. Va bene. Quando ci si ferma a livello impulsivo, l'impulso, abbiamo detto, è per natura. Chi si ferma a livello impulsivo è quello che noi siamo soliti chiamare bullo. Cosa fa la scuola col bullo? Lo sospende. Anzi, la ministra Fedeli dello scorso governo diceva che bisogna bocciarli subito. No, devi tenere lì il doppio. Perché se uno è rimasto a livello impulsivo, tu lo devi portare almeno a livello emotivo. Almeno. Lo devi curare di più,
perché se lo butti fuori non avrà nessun'altra occasione per essere educato e passare dall'impulso all'emozione. E attraverso l'emozione avere una consapevolezza dei suoi gesti e delle sue parole. E dopo chi se ne prende cura di lui? Più nessuno. La scuola deve tenerli lì il doppio. Dall'impulso arriva l'emozione. Attenzione bene, dell'emozione un po' abbiamo parlato a proposito delle mappe emotive, ma guardate che l'emozione è una cosa importante. L'emozione è per metà naturale. Tutti quanti noi ci emozioniamo. Per metà è culturale. Noi occidentali ci emozioniamo di fronte a certi scenari, un orientale si emoziona di fronte ad altri, quindi dipende dalla cultura. Ma la capacità di emozionarsi è una cosa importante. Perché? Perché io ho una risonanza emotiva dei miei comportamenti e delle mie parole. Kant diceva che il bene e il male potremmo anche non definirli, perché ciascuno li sente e usa il verbo sentire, fühlen, naturalmente da sé. Oggi non è più vero che uno sente naturalmente da sé la differenza tra insultare un professore o prenderlo a calci, quando addirittura non ci si mettono i genitori in questo sport, e oppure la differenza tra corteggiare una ragazza o stuprarla. Guardate che non sto dicendo le cose esagerate. Quando dico la differenza tra corteggiare una ragazza e stuprarla, non senti la differenza, non sto dicendo una cosa esagerata. Vi porto due esempi, dopodiché avete capito tutto. Se vi ricordate, porto questi esempi perché ho dovuto leggere tutte le carte processuali di questi due eventi quando scrivevo ancora su Repubblica. Vi ricordate Eric e Omar, quei due ragazzini che hanno ucciso la mamma e il fratellino, no? Non è questo il momento psicoapatico, il momento in cui la psiche non registra, no? Fanno colazione lì. Il momento in cui vedete che la psiche non funziona, che non registra la differenza, è che dopo che hanno fatto questo delitto vanno al solito bar a bere come ogni giorno la solita birra. Quindi quel giorno per loro, per la loro rilevanza psichica, non era successo niente di diverso dagli altri giorni. Non avevano capito la differenza. Voi capite che chi non ha un'emozione che gli faccia sentire immediatamente la differenza tra il bene e il male, tra ciò che è grave e ciò che grave non è, è un pericolo pubblico. Bene, quanti sono i psicoapatici? Secondo me è un'infinità, oggi. I nostri giovani sono tendenzialmente psicoapatici. Sono andato nel carcere di Tortona a intervistare i ragazzi che gettavano i sassi dal cavalcavia, e alla mia domanda che cosa provavate, loro non riuscivano a rispondere, non capivano cosa vuol dire, che ma noi non eravamo lì a provare, eravamo lì a giocare a bingo. Oh. E ma dico, ma sotto c'erano le macchine, nelle macchine c'erano le persone, e vabbè. Fine del discorso, altro non si aggiungeva in quella conversazione. Psicoapatici. Allora bisogna curarli i psicoapatici, bisogna aiutarli a percepire la differenza tra il bene e il male. Dall'emozione si passa al sentimento, e qui diciamolo chiaro, netto e tondo, i sentimenti noi non li abbiamo per natura. I sentimenti sono fenomeni culturali. Punto. Fenomeni culturali cosa vuol dire? Che tutte le tribù primitive si sono impegnate attraverso la narrazione di miti a fare una sorta di panorama dei sentimenti affinché li si acquisisse e si capisse la differenza tra il totem e il tabù, tra il puro e l'impuro, tra il sacro e il profano, tra il buono e il cattivo, tra il giusto e l'ingiusto, attraverso la narrazione di miti. A questa operazione, per esempio, provvedevano le nostre nonne, la mia nonna, non so, adesso mi pare che anche le nonne si preoccupino solo di fare il lifting, ma al mio tempo invece raccontavano delle storie le nonne, anche storie trucci, Capuccetto Rosso, il lupo che mangia la nonna, cacciatore che arriva, squarcia la pancia del lupo, cioè esce la nonna, robe dall'altro mondo, ma bisogna, perché come dice Freud, non tenete lontani i bambini dal male. Non tenete lontani i bambini dal lutto e dalla morte. Non teneteli lontani dalle malattie degli altri. Fategli vedere il dolore.
perché sennò la loro psiche non si forma nella configurazione della pietà. Allora no, la tendenza è muore qualcuno, muore lo bambini no al funerale. Perché? Perché? Come fa domani a piangere un morto se non lo impara? I sentimenti si imparano, mi raccomando, non ce li abbiamo per natura. Freud lo dice con estrema chiarezza. E come ne impariamo? Non so, i miti greci, l'Olimpo greco era una grandissima messa in scena dei sentimenti e delle passioni umane. Atene, non so, Giove era il potere, Atene era l'intelligenza, Afrodite la sessualità, non so chi d'altro mi viene in mente, Apollo la bellezza, Dioniso la follia, Ares l'aggressività. E queste cose le impari. Le impari perché te le raccontano. E quando le hai imparate, sai interpretare i moti della tua anima. Uno che ha sentimento non brucia un immigrato che dorme su una panchina, ma uno che non ha sentimento sì, lo fa questo. Uno che ha sentimento non picchia un handicappato, ma uno che non ce l'ha, lo fa. E allora i sentimenti vanno insegnati. E qual è il luogo imminente dove si possono insegnare i sentimenti? Guardate che abbiamo un repertorio, una miniera infinita che si chiama letteratura. Che cos'è la letteratura in poche parole? È il luogo dove tu impari che cos'è l'amore in tutte le sue variazioni, che cos'è il dolore, che cos'è l'accidia, che cos'è la noia, che cos'è la tragedia, che cos'è il suicidio, che cos'è la felicità. Queste cose le impari attraverso il repertorio della letteratura. La letteratura esiste per questo, affinché tu frequentandola riesca a introdurti una mappa dell'ordine sentimentale positivo e negativo. Se non hai questa mappa, succede quello che mi diceva Miguel Benassayaga a Parigi. Lui aveva aperto uno sportello per il disagio giovanile. Arrivavano lì questi ragazzi e Benassayaga gli chiedeva di che cosa soffri. Risposta, boh. Non è una risposta insignificante, è una risposta molto dolorosa, perché se tu senti un dolore ma non sai come si chiama questo dolore e non hai un paradigma per uscire, tu sei fottuto. Non hai altra alternativa che tirarti un colpo. Perché l'angoscia che ti prende, non sapendo che cos'hai, non sapendo nominare il tuo dolore, non avendo imparate delle strategie per muoversi a partire da questo dolore, come fai a uscire? È per questo che quando Eschilo dice che il dolore è un errore della mente, dice una cosa giusta. Perché se io non ho strumenti che mi allargano la mente, se la mia mente è piccola, quando arriva il dolore me la occupa tutta. Se quando l'ho occupata tutta io sono nell'angoscia. Ma se la mia mente invece è articolata, perché sa che da quel dolore puoi uscire in quel modo come racconta quell'episodio letterario e una volta come raccontavano i miti, se questo dolore si chiama così e da così si esce in quella maniera lì, io sono attrezzato per uscire dal dolore. Ma allora ci vuole cultura anche per uscire dal dolore. Ci vuole cultura. E la nostra scuola non va riempita di macchinette lì, di robe, di informatica. La ministra Fedeli diceva, siccome stiamo entrando in un'età informatica, dobbiamo portare tanti computer a scuola. Ma sono già bravi di loro i ragazzi a muovere, a smanettare questi apparecchi. Invece sono carenti a livello di cultura, lì sono in una condizione davvero disastrosa. Disastrosa. Anche perché in Italia non si legge. L'OCSE l'anno scorso ha stabilito che l'Italia è all'ultimo posto in classifica per la comprensione di un testo scritto. Cioè la gente legge e non capisce e dopo un po' non legge più. All'ultimo posto. Tenete conto che adesso grazie all'informatica la capacità di lettura si riduce progressivamente, perché la lettura comporta un'operazione mentale caratterizzata da quell'operazione sequenziale per cui io incomincio una riga, poi vado a capo, ricomincio un'altra riga, poi vado a capo, ricomincio un'altra riga. Ma man mano che percorro le righe io non vedo delle cose, vedo dei segni. Cane, non vedo il cane. Vedo C-A-N-O, A-N-E-E, che sono segni grafici. Allora il mio cervello, mentre legge, deve continuamente tradurre segno grafico in immagine con la velocità della luce.
cosa da cui è esonerato quando guardiamo un quadro, perché lì la comprensione non è sequenziale. Quando guardate un quadro non è che cominciate da sinistra a destra, guardate tutti insieme, è una visione simultanea. Allora cosa succede? Siccome noi oggi viviamo nella società delle immagini, il nostro cervello sta perdendo quota circa la capacità di tradurre i segni grafici in immagini, perché c'è già lì l'immagine. E se voi ci fate caso, quelli vecchi come me, si ricordano i libri con cui andavamo a scuola, i sussidiari? Non c'era neanche un'immagine. Oggi trovate un libro che non sia pieno di immagini, già dalle elementari. Per fare 3 più 2 si fa 3 carote con 2 zucchine. Cosa c'entra le carote e le zucchine? Facciamo 3 più 2, impariamo l'astrazione, ce l'ha insegnata Platone. Basta con queste immagini, ne abbiamo fin troppe. Abbiamo solo un degrado mentale attraverso la cultura delle immagini. Chiudiamo, finito. Diciamo una sola cosa. I ragazzi dai 15 ai 30 anni hanno il massimo della potenza biologica, che vuol dire forza e bellezza. E gli operatori di mercato, che conoscono i nostri ragazzi meglio di quanto non li conoscono i genitori e i professori, e li inseguono su questo, gli fanno vendere forza e bellezza, no? Il motivo un po' logoro e abusato, ma neanche tanto falso, secondo cui vogliono fare calciatori e veline, non è sbagliato, perché è l'unica cosa che gli richiede il mercato, la loro forza biologica e la loro bellezza fisica. Poi dai 15 ai 30 anni c'è il massimo della potenza sessuale, ma non riproduttiva, perché la nostra società non consente di riprodursi a 15 anni. Bisogna aspettare a 30 per ragioni economiche. Questo lasso di tempo è eccessivo. C'è uno scollamento tra natura e cultura eccessivo. Naturalmente quando incomincia a 30 a fare il figlio, addirittura a 35, dopo nascono tutti i problemi di fecondazione omologa, eterologa e robe del genere, e comunque non ne fai più 10, ne fai 1 o 2 al massimo. E le civiltà crollano per decremento demografico, no? Altro che la paura degli immigrati, è la paura che non nasce più nessuno da noi. È così semplice il ragionamento. Benissimo. Cosa succede? Che Marie Ten, che era un filosofo cattolico, aveva scritto una bella lettera a Paolo VI dicendo che la nostra cultura ha creato degli angeli che Dio non aveva previsto, che sono i giovani. È chiaro che i giovani non fanno gli angeli, però la loro sessualità è improduttiva. È improduttiva. E questo è un problema. Terzo, i giovani dai 15 ai 30 anni hanno il massimo della potenza ideativa. Il massimo della potenza ideativa è in quell'età lì. Tant'è che i matematici inventano teoremi fino a 30 anni, 28, 27, 28, 29, 30 anni, poi basta. Poi non riescono a inventare neanche più mezzo e fanno il professore di matematica. Tant'è che sono esclusi dal Nobel, perché sono troppo giovani. Ne hanno organizzato uno loro, che vale per loro, dove però arrivi fino a 35 anni e poi basta anche lì. Bene, allora ragazzi, tra i 15 e i 30 anni hai il massimo della potenza mentale. Eh? Einstein ha fatto la sua scoperta, la sua legge, a 24 anni. 24, non a 60. Mozart a 17 anni suonava davanti a principi e a papi. Alessandro Magno a 28 anni aveva già conquistato mezza Asia. E per venire ai nostri tempi, gli inventori di Google e di Facebook, qualunque sia il giudizio positivo o negativo su queste cose, se le sono inventate a quell'età lì, nei loro rispettivi garage. C'è il massimo della potenza ideativa e noi giovani che gli facciamo fare il lavoro in affitto, il lavoro a obiettivo, il lavoro stagionale, le fotocopie, che gli facciamo fare? E una società che lì ha il massimo della potenza ideativa non le usa. E basta, questa società è finita, diciamocelo chiaro, altro che il futuro come promessa, il futuro come speranza.
Se il futuro ce l'hanno loro e noi non li usiamo, aspettiamo di demotivarli definitivamente? Aspettiamo che diminuisca in loro la potenza sia biologica, sia sessuale, sia ideativa? Aspettiamo questo? Sì, anche perché poi la medicina ci ha fatto un danno enorme, che mentre prima si moriva a 60 anni, cosa giusta, nel senso che il padre lasciava al figlio, c'era un ricambio economico, un ricambio generazionale, padri-figli, adesso ci sono i nonni. Nonni, padri, figli, nonni hanno il potere. Abbiamo un potere di gente che ha 60, 80, 90 anni. Avevamo prima un Presidente della Repubblica, non so quanti ne aveva, anche questo non è molto giovane. E poi dopo così, loro hanno il potere. Poi ci sono i padri che guardano che muoiono i nonni per prendere eredità e potere, e i figli sono figli fino a 50 anni. Le università hanno dei ricercatori di 50 anni. Ma stiamo scherzando, ma che società è questa? E i giovani no? Abbiamo paura che non condividano i nostri valori, ma abbiamo già rinunciato noi ampiamente ai nostri valori. Dove è finita la democrazia? Quando la volevamo esportare? O i diritti umani? Quando dobbiamo andare a fare mercato? Quando c'è mercato, democrazia e diritti umani? Vince il mercato, democrazia e diritti umani, lasciamo a casa. Abbiamo già rinunciato noi ai nostri valori, non stiamo a pensare che ce li portino via loro, tanto con quelli non si mangia in ogni caso. Mi fermo qua, grazie, buonasera.